Cedar Lake torna una delle compagnie migliori al mondo, con un repertorio che sembra una piccola storia della danza. Kilian, cioè uno dei maghi del neoclassico, ma anche Foniadakis, un greco un po' irriverente. Crystal Pite, una canadese che tocca delle dimensioni invece di sensibilità più sottile. Plan B, ovvero la capacità della danza di farci vedere anche i movimenti impossibili. Questo è danza, ma è anche un po' circo contemporaneo. Partita 2 è un'occasione straordinaria per il pubblico torinese. Un grande momento di musica, un grande momento di danza, per di più interpretato da due coreografi, Anne-Thérèse Dekesmacher e Boris Sharmatz. Quella portata dal balletto di Marsiglia è veramente una strana bellezza, cioè una ricerca straordinaria sulla forza dei corpi, sul modo di organizzare il movimento e sul raccontare una storia. In particolare per la coreografia di Ennio Greco è la storia proprio di Marsiglia, di questa città che nel 2013 è capitale europea della cultura. L'altra parte della serata è dedicata invece a Olivier Dubois, uno dei coreografi che in questo momento sono consacrati in Francia. Uno spettacolo con il quale inauguriamo e che lancia veramente tutti i grandi temi di Torino Danza 2013. La bellezza, la forza del gesto, la sua musicalità e anche la sua impressionante capacità di trasfigurare il reale. Addio.